Al Solur Padel di Ortona c'è il Bobo Grande Slam, torneo benefico di padel. Francesco Totti, Papu Gomez, Massimo Maccarone, Borca Valero, tantissimi campioni, ex campioni della Serie A, tantissimi ex giocatori del Pescara, il tutto promosso dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani assieme a Gigi Di Biagio, raccolta dell'incasso, tantissime le persone presenti qui a Ortona, devoluta alla Delfino Onlus che poi girerà il ricavato alle società, agli enti, alle associazioni che hanno bisogno sul territorio abruzzese. Si stanno giocando ancora le partite di questo torneo benefico, grandi sfide, anche tanto divertimento, tante risate, anche tante prelibatezze abruzzesi fuori nello stand allestito. E adesso andiamo ad ascoltare l'intervista al presidente Sebastiani che, partendo dal torneo di padel, poi fa il punto sul momento della Pescara Calcio. Personalmente, se dovessi tener conto di quello che succede da qualche anno a questa parte, non dovrei nemmeno alzarmi la mattina. Non è corretto, non è giusto, ma ci sta, quindi prendiamo atto di questa contestazione, sperando che di finirla il prima possibile, nel senso che significherebbe che ho trovato la soluzione al Pescara. Senta, nei prossimi giorni incontrerà il direttore sportivo Daniele Dell'Icarri per avere un piano alternativo nel caso in cui non dovesse andare in porto quello su cui lei sta lavorando? No, ma il direttore lo incontro tutti i giorni, anzi ci vediamo due volte al giorno, quindi non c'è bisogno di fissare un incontro. Il piano alternativo mi auguro che non serva, ma se dovesse servire ce l'abbiamo già bene in mente. Squadra giovane, allenatore giovane, quindi non abbiamo grandi problemi, ho sempre fatto quello che possiamo fare, non ho mai messo in difficoltà la società facendo cose che non si possono fare, continueremo a fare quello. Chiaramente mi auguro che non sia così e che si riesca a trovare la possibilità di rafforzare questa società con un gruppo importante, con gente che vuole investire, in maniera tale da dare qualcosa in più. Quanti giorni ci sono, Presidente, per poter concludere positivamente questa trattativa? No, non ci sono giorni, perché guardate, se noi mettiamo la fretta alle persone, sembra quasi che uno si voglia disfare di qualcosa che non... Noi non abbiamo il problema, cioè non è che... Quando sento dire chi garantisce l'iscrizione, chi l'ha sempre garantita, non è che negli altri anni c'è stato qualcun altro che ha garantito, quindi è un dato di fatto, è una cosa che bisogna fare, quindi noi intanto prepariamo tutte le carte, tutte le iscrizioni, tutto quello che ci vuole, e poi se succede al 10 di giugno, succede alla fine di giugno, per me è uguale, l'importante è che succeda. Senta, sotto questo punto di vista abbiamo parlato tante volte, anche lei ha dato degli indizi, però c'è massima riservatezza, ma non si può dire nulla di più su chi sono i suoi interlocutori? No, la riservatezza c'è, perché quando te la chiedono e ti chiaramente come succede in queste situazioni, si firmano degli accordi di riservatezza, l'accordo di riservatezza serve a questo. Per me è un motivo anche di serietà, perché di gente che si vuole mettere una settimana in vetrina ne troviamo quando ne vogliamo, di gente che poi voglia fare le cose serie ce ne sono un po' di meno, e noi dobbiamo trovare quelle, non quelli che hanno bisogno di pubblicità. Quindi c'è anche la possibilità che si possa concludere dopo l'iscrizione, avendo già iniziato il precampionato, insomma. Chiaramente chi dovesse entrare in quella situazione là sa già che più avanti si va e più troverà le cose fatte, ma per noi l'importante oggi è trovare delle soluzioni che aiutino il Pescara a diventare più forte.